Buonasera appassionati di fumetti, io sono Fabio, non mi ero presentato nel precedente video ma lo faccio adesso, low profile, il nome del mio canale, e volevo parlarvi di Dylan Dog, un fumetto che a me è molto caro, anzi posso dire che forse è il fumetto che amo di più in assoluto, quello che parlo di fumetti seriali naturalmente. Fumetti seriali Bonelli di De Edicola, ecco, restringiamo il campo. E comprai il primo numero nel lontano ottobre del 1986, poi per ragioni di spazio ho venduto i primi 200 numeri, perché purtroppo bisogna fare delle scelte, a meno che uno non decida di uscire di casa e lasciare che libri, fumetti, DVD si impadroniscano completamente dello spazio a disposizione, però insomma l'ho sempre comprato. Io non sono un collezionista, spesso li rivendo, comunque li scambio i fumetti, ecco. Comunque diciamo che è un fumetto che conosco molto bene, che amo. Ovviamente i primi numeri, che so, i primi 50, 100 numeri, quelli scritti da Tiziano Sclavi, sono dei capolavori assoluti. Sul podio io metto Attraverso lo specchio un numero 10, meraviglioso, forse una sorta di prototipo di quella tendenza alla digressione che rende Dylan Dog un fumetto così innovativo, così bello. Poi Il lungo addio, altro numero splendido, che coraggiosamente, dal mio punto di vista, esce dal genere. Come sappiamo, non è esattamente una storia horror. Si connette all'aspetto più melò romantico di Dylan Dog, lo fa alla grande ed è una storia meravigliosa. E poi al terzo posto io metto Storia di nessuno, altro capolavoro che appartiene alla vena più amaramente surrealista di Sclavi, che, ripeto, è uno dei grandi sceneggiatori di fumetti italiani. Il passaggio da Sclavi a Recchioni, che ha causato degli odi schizofrenici sui social, c'è gente che si è presa addirittura la briga di fare dei gruppi dove si chiede la rimozione di Recchioni dalla direzione di Dylan Dog. Sono sciocchezze. Recchioni ha scritto cose bellissime, inutile citare Mater Morbi, che è un altro, così, delle grandi storie di Dylan Dog, uscita in un momento in cui tra l'altro non c'erano grandi storie, quindi risalta veramente come una gemma. E comunque la sua, diciamo così, la sua amministrazione, l'amministrazione Recchioni, secondo me non era niente male, fino alla conclusione del ciclo della Meteora e all'inizio di questo nuovo Dylan Dog, non so come definirlo, insomma, questo nuovo corso, che presenterà, non ho dubbi, storie più o meno belle. Io alcune le ho già lette. Una è questa. Vi faccio vedere la quarta di copertina, Sally, perché la copertina vera e propria, ahimè, è abbastanza orribile. Comunque, pace. Insomma, cioè, hanno voluto fare questa partnership con Vasco Rossi, tre numeri con tre titoli di canzoni di Vasco Rossi e tre nomi di donna, perché hanno scelto canzoni con nomi di donna. Tra l'altro questo album scritto da Paola Barbato, se non ricordo male, sì, scritto dalla grande Paola Barbato, una grande sceneggiatrice, e disegnato da Corrado Roy, che è una delle colonne portanti di Dylan Dog, un grandissimo disegnatore, inutile dirlo, insomma, è un bell'albo. Questo è un bell'albo. Io c'ho una cosa che non amo del nuovo Dylan Dog, quello emerso da questo universo parallelo, diciamo, emerso dopo il ciclo della Meteora. È una cosa che forse dà fastidio solo a me, e la dico. Allora, perché fare diventare Dylan Dog figlio del sovrintendente di Scotland Yard? Non voglio fare discorsi politici, però non va a confliggere in qualche modo e a contraddire l'anarchismo naturale di Tiziano Sclavi e della sua creatura. Quando Bloch, perché l'ispettore Bloch sarebbe il padre di Dylan Dog, padre adottivo, ma il padre, insomma, fino a qualche mese fa Bloch era un amico di Dylan Dog, era una figura
sicuramente paterna, c'era un rapporto che adombrava il rapporto paterno tra loro due, ma eravamo nell'ambito di un'amicizia. Dylan Dog è un ex poliziotto che segue, se vogliamo, la strada di tanti eroi hard-boiled che sono stati poliziotti prima di essere investigatori privati. Per esempio Lou Archer, il personaggio di Ross McDonald, che nasce mimando Philip Marlowe, ma con una sua personalità, naturalmente, anzi ne estremizza, se vogliamo, gli aspetti più amari, era un poliziotto e poi è diventato un investigatore privato. E la stessa cosa fa Dylan Dog. La critica all'istituzione è uno dei temi forti di Sclavi. Torna anche nel bellissimo numero Il detenuto, che è uscito qualche mese fa, ma non mi dilungo perché mi preme parlare del nuovo status del personaggio. Insomma, farlo figlio di un poliziotto, addirittura del capo di Scotland Yard, lo rende un privilegiato. E il Dylan Dog che conosciamo noi non è un privilegiato, anzi, è uno che deve, come dire, guadagnare in qualche modo anche laddove c'è una collaborazione con Scotland Yard via Block, però deve sempre guadagnarsi non dico la rispettabilità, ma insomma la credibilità rispetto all'indagine che sta facendo. Il Dylan Dog che ho amato, che abbiamo sempre conosciuto, non può essere figlio di un poliziotto, secondo me, perché è un personaggio che è nella sua, proprio conserva nel suo DNA, nella sua natura, in qualche modo, una forma di anarchia e l'opporsi all'istituzione. Questa contraddizione rendeva ancora più bello e vibrante il rapporto con Block. Ed era interessante l'introduzione, spesso stigmatizzata, secondo me, chi lo fa sbaglia, dei personaggi di Tyrone Carpenter e Rakia, perché venendo a mancare la rete di sicurezza che gli dava Block una volta che va in pensione, si trova, come dire, a dover negoziare ancora maggiormente il suo rapporto con le forze dell'ordine. Penso poi a un numero bellissimo, forse il numero più bello dell'amministrazione Recchioni, che è Non Umano, scritto da Giancarlo Marzano, e in questo momento non mi ricordo, non faccio bene i compiti, scusate, non mi ricordo il disegnatore, peraltro erano molto belli i disegni, dove il sovrintendente di Scotland Yard, che per centinaia di numeri è stata una figura evocata da Block, era l'uomo che non gli permetteva di andare in pensione, che addirittura poteva privarlo della pensione, no? Il ritornello continuo del personaggio. E insomma, questo sovrintendente viene messo in scena. E così come connivenze demoniache erano state sottintese addirittura alla corona con il personaggio di John Ghost, no? E qui addirittura si parla di neofascismo, e con appunto il coinvolgimento del sovrintendente di Scotland Yard, che non ha un nome, è semplicemente il sovrintendente. Quindi, ecco, questo è la cosa che più mi dispiace del cambiamento del personaggio. Il fatto anche diciamo, nei primi 6 numeri che avrebbero dovuto rappresentare all'anno 1 di Dylan Dog, il passaggio da un personaggio irriconoscibile, guascone, spaccone, no? Al Dylan Dog sensibile e timido che conosciamo, no? Non mi ha mai convinto, sinceramente. Io penso che Recchioni sia stato bravo finché, diciamo, ha mantenuto inalterato il personaggio. Quando lo ha cambiato, diciamo, quando ha fatto il reboot, insomma, secondo me ha intrapreso la strada più sbagliata di tutte, che è quello, secondo me, di farne il figlio adottivo di Block, il figlio vero e proprio, insomma, pur se adottivo, non biologico. E facendo diventare appunto Block il sovrintendente di Scotland Yard. Dylan Dog non può essere figlio di un uomo di potere. Ecco. Dylan Dog non può essere figlio di un uomo di potere. Snatura il personaggio, assolutamente. È come fare, non lo so, è come fare un James Bond che non ci sa fare con le donne, che è timido, impacciato. A questo punto fai un altro personaggio, ecco. Vabbè.
Io la vedo così, è il mio momento da nerd, devo. Questo naturalmente non toglie che usciranno storie anche molto belle, sono già uscite, su questo non ho dubbi, però non è la stessa cosa, ecco, per così dire. Staremo a vedere.